Allora, io sto per esprimere in effetti la valenza e la ricaduta sul territorio di un progetto e un'iniziativa che ha voluto portare avanti sia come iniziativa, come idea di Belmonte in Fiore da parte della Proloco. È partita dal fatto, anche in vista della emergenza Covid-19, dove ha tenuto conto di cercare di valorizzare delle aree del territorio comunale con il miglioramento di decoro, soprattutto per il decoro, quindi che fosse dei punti, fosse non solo sotto il profilo di indicazioni della viabilità stessa per chi si vuole recare verso le zone più alte, quindi in un paese che si può pregiare di avere la marina, la collina e poi la montagna, ma anche per gli stessi angoli del paese, cercando di abbellirli e rendere più attraenti gli stessi luoghi per i visitatori. Questo progetto è stato portato avanti, iniziato dalla Proloco, con l'avallo e il sostegno dell'amministrazione comunale, e cercando di portare praticamente prima uno schema progettuale di come poteva essere realizzato l'angolo e la piazzetta o altre parti del paese, e soprattutto impegnando quelle che erano le forze civili, i cittadini stessi, che fossero stati poi volontari e volenterosi di affrontare la problematica e portarla avanti sotto il profilo operativo. Bisogna poi dire in via di carattere generale che le Proloco vanno intese come associazioni non solo onlus di per sé stesse, quali sono le regole statutarie, ma come delle associazioni partecipative da parte di i cittadini stessi che devono promuovere il territorio in un ruolo essenzialmente apolitico e costruttivo, e che è un pregio ove queste operano, perché rappresentano una forza di una certa valenza, quasi in sinergismo con la stessa amministrazione che è in carica. Pertanto merito, voglio dire, della Proloco, che non solo si occupa di portare avanti iniziative che valorizzano il territorio, ma anche sotto il profilo di manifestazioni di tipo culturale, enogastronomiche e di tradizioni che servono per promuovere soprattutto i prodotti tipici locali di ogni paese. Questo è un merito che va riconosciuto alla Proloco anche di Belmonte, con l'impegno della Presidente, che ha sempre svolto un compito e un impegno soprattutto encomiabile. E io ritengo che questo è l'augurio che voglio formulare, che nel futuro questo sinergismo di azione, di forze, possono essere veramente motrici, trainanti di quelle che sono delle iniziative che poi possono avere una forza diciamo, e una valenza sotto il profilo economico, sociale e anche occupazionale, perché no.